Ciao Betterist.it, uscite del 7 agosto, Io vengo ogni giorno, un solo film, Dan Byrds, un titolo non particolarmente sofisticato in italiano che non lascia molto campo all'immaginazione, Premature in originale, racconta la storia di un ragazzo che è tendente a un onanismo spinto durante la fase adolescenziale, stiamo in America, e si trova a vivere sempre lo stesso giorno ogni volta che eiacula. Ed eiacula in un modo molto buffo. È una delle cose che mi è piaciuta del film, il modo in cui i personaggi hanno un orgasmo. Ci sarà anche un suo amico che ha un orgasmo insieme a lui in una scena piuttosto esilarante, proprio per come hanno questo orgasmo che è buffissimo, stridulo, sembrano due voci due voci bianche. Detto ciò, è un film, sono quei tipi di produzione nei confronti delle quali io sono particolarmente indulgente perché mi piacciono molto questi film americani, mi piace la loro volgarità. Sono belli puzzolenti, ma hanno anche una grande sincerità nel racconto, soprattutto dell'adolescenza schifosa maschile che mi ricordo essere stata anche la mia. Allora, lui si trova un po' in Ricomincio da capo di Harold Ramis, come Bill Murray. Il film è molto meno sofisticato, ma ha degli spunti interessanti che io salvo. Un casting niente male, la regia è molto più elegante di quello che uno può pensare, e ci sono quei momenti di apertura anche al sentimento e alla riflessione. Per niente banale. C'è anche uno humor pesantissimo su Israele, o meglio sulla situazione di paranoia che possono vivere a Tel Aviv in relazione alle bombe e agli attentati. Non lo vedo quasi mai in un film, uno humor del genere. C'è un personaggio israeliano che sta negli Stati Uniti, tabagista, molto inquietante. E sono quelle cose appunto bizzarre di questi tipi di film americani che non trovi, in Italia noi non lo facciamo questo tipo di prodotto, perché è anche molto volgare, molto spinto, è R come censura statunitense. In Italia avrebbero dei problemi forse anche a vietarlo ai minori di 14 anni. Non pensate a nulla di particolarmente provocatorio, sapete che tipo di prodotto è, immaginate un Superbad un po' più spinto e un po' più sfigato. Però vi ripeto, c'è qualcosa in questo film. Per esempio Alan Tudyk, che è un caratterista che voi e io adoriamo, ce lo ricordiamo in Palle al Balzo, era il pirata che non sapeva di essere un pirata, ce lo ricordiamo nel remake americano di Funeral Party. Era quello che prendeva le droghe e si comportava in modo bizzarro. Ve lo ricordate sicuramente in Firefly di Joss Whedon, che poi è diventato Serenity al cinema. Alan Tudyk è adorabile, è meraviglioso, è questo caratterista biondo con la mascella pronunciata. Fa un intervistatore per il college di Georgetown che deve fare un'intervista, deve fare un colloquio con il nostro protagonista per capire se il protagonista è pronto ad andare al college. Il papà è ossessionato a Georgetown, vorrebbe che il figlio andasse a Georgetown, ed è molto importante questo colloquio perché Alan Tudyk ha una caratteristica estremamente divertente, è molto, diciamo che è molto molto emotivo, come Andy, il poliziotto di Twin Peaks che indaga su Laura Palmer. Divertentissimo Alan Tudyk, forse la cosa migliore del film, ma anche il cast maschile dei ragazzini. Se avete adorato Submarine, che lanciò Craig Roberts come protagonista, un film molto alla Wes Anderson del 2010, adorerete vedere Craig Roberts in un'altra versione, quella del sidekick volgarissimo dell'amico che pensa sempre solo al sesso. Tipico personaggio maschile di amico del protagonista. Il protagonista è John Carna, non è male, c'è qualcosa in lui, qualcosa di vagamente Colin Firth, qualcosa di vagamente Eric Stoltz. Il film, vi ripeto, non è totalmente da sottovalutare. C'è anche una donna bellissima che è l'amica del cuore del protagonista che si sveglia, che ogni volta che eiacula si risveglia la mattina ed è sempre lo stesso giorno e non ne può più. A un certo punto è un incubo, una maledizione, e lei è Kate Findlay ed è molto bella ed è molto brava. C'è una scena che io ho adorato, si può essere contenti per un'eiaculazione precoce, per noi maschietti no, e io adoro i film che giocano sul paradosso, come Il lato positivo, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper non vanno particolarmente bene a quella gara di ballo, ma evviva! Hanno raggiunto il voto necessario, come Little Miss Sunshine, non si vince il concorso, ma comunque si è risolto qualcosa in famiglia, tutto nasce probabilmente da quella scena chiave di
About a Boy. L'ultima eiaculazione precoce che abbiamo visto molto divertente è in The Wolf of Wall Street, i famosi 11 secondi di sesso tra Jordan Belfort e quella che sarebbe diventata sua moglie alla fine. Io vengo ogni giorno, dategli una chance, non sottovalutate questo piccolo film. Ciao, Bad Taste!